Oggi qui a Strasburgo, al Parlamento europeo, abbiamo dibattuto sulla questione dei 30 attivisti di Greenpeace arrestati dalle autorità di Mosca, accusati di pirateria, solo perché avevano manifestato contro le perforazioni nell'Artico, perforazioni della Gazprom, perforazioni che possono mettere in pericolo questo delicato ambiente marino, con delle ripercussioni su questa biodiversità veramente molto molto pericolose e con dei danni che potrebbero durare per decine e centinaia di anni. Il nostro è un sostegno a questi attivisti di Greenpeace arrestati nelle carceri di Mosca. Il nostro è un invito caloroso alla Commissione europea affinché adotti tutte le vie diplomatiche per fare pressioni sulle autorità di Mosca per far liberare questi 30 attivisti, tra i quali ricordo c'è anche Christian D'Alessandro, un attivista di Greenpeace italiano. Mi auguro che con questo dibattito la Commissione sia pronta ad attuare queste iniziative molto importanti, perché questi attivisti e Greenpeace oggi sta manifestando, ha il diritto di manifestare senza essere naturalmente arrestati, e lo sta facendo per tutelare l'ambiente e quindi per tutelare noi cittadini e per tutelare le future generazioni che hanno bisogno di un pianeta pulito, di un pianeta non inquinato, che dobbiamo lasciare il più possibile intatto ai posteri.